benvenuto a tutti. Io questo incontro l'ho chiamato aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, perché io sono convinto che se si sta insieme si riesce sicuramente a risolvere anche dei problemi che possiamo avere. L'amicizia in greco si chiama filia. La filia è un'amicizia disinteressata, cioè non è che tu ti accoppi a qualcuno perché hai qualcosa da guadagnare. Non c'è utilità nella filia greca, è semplicemente perché è spiritualmente affine a te. È il completamento di te, è qualche cosa che non potevi non incontrare nella vita ed è molto più addirittura dell'eros, perché eros è passione, alti bassi, conclusioni e ritorni. La filia invece è naturale, cioè la filia nasce e non può morire. Puoi avere nuovi amici, ma i veri grandi amici te li tieni sempre. Grazie Giuseppe per l'iniziativa. E magari Leonardo due parole se le vuoi dire. No, niente, Leonardo non vuol dire niente. Ecco. Qui siamo nel refettorio del convento di Montesenario, che è questo convento che è considerato un po' la sede affettiva dell'Ordine dei Servi di Maria. E questo refettorio è un po' più recente rispetto al resto del convento, perché il numero del convento è quattrocentesco, mentre questo è un'aggiunta che è stata fatta all'inizio del Seicento. E l'affresco, infatti, è un'ultima scena. Opera di Matteo Rosselli, firmato e datato in un cartiglio là sotto la veste di uno degli apostoli nel 1634, mi pare, non vorrei ricordarmi male. Senz'altro è mutilo, perché non avrebbero dipinto mezzo lampadario, cioè il lampadario a metà, perché pensano che quando lo aggiunsero avesse la volta a botte, e dopo alcuni decenni in realtà ci tirarono sopra un altro piano e quindi con il solaio ha coperto, diciamo, una parte del lampadario. È stato restaurato più volte, anche si vedono delle crepe un po' riprese. La curiosità: si riconosce Giuda perché è l'unico che non ha l'aureola e ha la borsa con i denari alla cintura. Il nostro apostolato è estendere la fraternità a tutti gli uomini divisi, a società che sono in crisi, che hanno difficoltà. Quindi il nostro compito, il nostro impegno è di accogliere tutti insieme alla comunità per far sperimentare la fratellanza e il vivere da amici. Oggi, soprattutto oggi, i sette santi fondatori dovrebbero essere i protettori non solo dell'Europa ma di tutto il mondo, in un mondo così diviso, in un mondo così diverso, e potrebbero essere veramente un esempio di unità, perché come loro sono stati divisi, erano diversi per l'uno e dall'altro, sono riuniti veramente insieme. Tant'è vero che nella nostra leggenda è detto che se uno si assentava per un'ora, soffrivano gli altri. Tanto per dire, ecco, com'era la fraternità forte, ecco, forte. E il legame era molto legato, non solo umanamente, ma anche spiritualmente. Questo mi sembra che sia il messaggio più importante da dare oggi, ecco, agli uomini divisi, ecco, in tanti settori e in tante nazioni. Sono Claudio Franceschini, sono da poco governatore qui della Misericordia di Vivigliano, che svolge ovviamente i servizi istituzionali, la mission a cui è dedicata da tantissimo tempo. È dal 1955 che la nostra associazione cerca di aiutare la popolazione e si è trovata sicuramente nei vari periodi a gestire situazioni più o meno complicate, più o meno difficili. Attualmente c'è stata anche di recente la situazione sanitaria estremamente importante che tutti abbiamo passato del Covid. C'è stato successivamente un ulteriore problema legato alla situazione meteorologica, una grossa grandinata che ha rovinato quasi tutte i nostri mezzi di soccorso.
per cui abbiamo dovuto ricostruire e stiamo rimettendo un pochino a posto tutto. Ci troviamo ora anche di fronte ad un aspetto un po' diverso rispetto a quello che normalmente abbiamo affrontato negli anni, che è quello della presenza di persone che arrivano da altri paesi e che hanno altre culture, altre necessità, altre situazioni, che influiscono anche sulla situazione presente della nostra associazione, che sta sicuramente affrontando anche questo aspetto col solito spirito di misericordia che ci caratterizza. Spero di poterla portare avanti un discorso molto serio e importante e far capire alla popolazione che questa situazione che si sta creando può essere anche un qualcosa di positivo, perché la presenza di aspetti anche diversi, culturali, ma anche, diciamo così, personali, che ciascuno di loro può crearci e portarci avanti, può sicuramente favorire una crescita anche della comunità e aspetti che possono magari essere stati nascosti oppure non troppo visibili nel passato, che possono venire invece essere messi in luce da un qualcosa che ci permette poi di andare ancora meglio avanti nella nostra missione, che la misericordia sta veramente portando avanti con tutta la volontà e tutto lo spirito e spera sempre di fare nel modo migliore. Vorrei concludere proprio questa piccola discorso con quello che normalmente diciamo quando concludiamo un qualcosa: che il Dio ci rimeriti, che Dio vi rimeriti.